Vuoi scoprire come archiviare ed utilizzare i file che hai acquisito tramite CAM Scanner? In questo video ti insegno come farlo. Ciao, in un precedente video ti ho insegnato come ridurre la quantità di carta che normalmente utilizzi nel tuo lavoro quotidiano tramite l'applicazione CAM Scanner per il tuo iPhone. Se non hai ancora visto questo video, ti metto in descrizione il link per vederlo. Una volta che hai imparato come acquisire i file tramite CAM Scanner, devi gestirli e archiviarli. Hai tre possibilità principali. La prima è di inviare questi file via mail, la seconda è di archiviarli fisicamente in un disco fisso o in un sistema cloud, il terzo è di condividerli. Vediamo come puoi farlo. Bene, quindi andiamo ad aprire l'applicazione CAM Scanner e troviamo la cartellina numero 1, all'interno della quale ci sono i file che hai precedentemente acquisito. Quello che puoi fare è, per prima cosa, ad esempio, condividere i file. Nella fascia in basso trovi il pulsante condividi. Cliccando su questo pulsante viene selezionato il file sotto PDF, quindi si trasformano i file acquisiti in un file PDF in cui si può scegliere la dimensione. A questo punto CAM Scanner presenta una serie di servizi dove possono essere caricati, utilizzati e condivisi questi file. Vedi, trovi Evernote, vedi il Block Notice, vedi Dropbox, come anche ad esempio puoi vedere Telegram piuttosto che WhatsApp. Quindi tutti i servizi che precedentemente hai configurato possono essere dei servizi all'interno dei quali possono essere condivisi questi file. Tornando indietro, un'altra opzione è quella di inviare questi file via mail, ad esempio ad un collega oppure ad un cliente. Cliccando in basso sul pulsante Mail si aprirà la selezione se vuoi trasferire questi file via mail come formato immagine JPEG o come PDF, la dimensione del file, e automaticamente si aprirà il servizio di posta elettronica all'interno del quale si può inserire l'indirizzo di destinazione e inviare il nostro file. Questo è molto utile quando si vuole inviare ad un cliente, un fornitore, un file. Ulteriori opzioni si possono trovare cliccando in basso a destra sul pulsante dove ci sono i puntini con scritto di più. Cliccando si ottiene un successivo menu di azioni all'interno del quale si possono fare varie cose. Cliccando su caratteristica si può modificare il nome del file. Invece che file numero 1 possiamo chiamarlo file numero 2. Quindi rinominare il file. A questo punto si può, cliccando su invia email a me stesso, fare esattamente l'operazione precedente ma inviare a se stessi il file. Questo è comodo perché il sistema acquisisce automaticamente il tuo indirizzo di posta elettronica e ti invia quel file. Questa opzione è molto interessante quando hai un file di cui non hai ancora deciso l'utilizzo, vuoi acquisirlo tramite CAM Scanner e inviarlo a te stesso per decidere in fase successiva cosa farne. L'ultima opzione, che a mio avviso è la più interessante, è quella del caricamento di questi file su un disco che può essere ad esempio un disco cloud. Andando su Upload, CAM Scanner presenta vari servizi nei quali si possono caricare questi file che hai appena selezionato. Vedi Box, vedi Dropbox, Evernote, vedi Google Drive e molti altri. Se ad esempio decidiamo di caricarlo su Google Drive, clicchiamo il logo di Google Drive, selezioniamo il tipo di file, ad esempio PDF, dimensioni originali. A questo punto possiamo selezionare all'interno di Google Drive direttamente la cartellina nella quale vogliamo caricare i file. Cliccando in alto a destra su Carica qui, il sistema andrà a caricare questo file. Una volta terminato il caricamento, upload completato, si può andare direttamente a verificare su Google Drive se nella cartellina IFTT in cui avevamo caricato il file troviamo il file numero 2. Cliccando su di esso vediamo che il caricamento è stato effettuato in maniera corretta. Bene, ora che hai terminato questo breve tutorial, sei in grado di ridurre la quantità di carta che normalmente utilizzi tramite l'applicazione CAM Scanner. Prima di salutarti ti ricordo di registrarti al canale e di mettere un bel like su questo video. Visita poi il sito www.venditoredigitale.info, che è il nostro quartier generale, dove puoi trovare degli approfondimenti e un sacco di risorse speciali a te dedicate. Ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!